Voglio condividere con te la ricevuta di Amazon per quanto riguarda l'ordine di questo amplificatore in classe D. Guarda quanto mi è costato. 4,22 euro. Un grandissimo affare. Se anche tu vuoi fare affari, iscriviti al mio canale Telegram, Fox Tech Bestie Shopping. Sotto in descrizione trovi il link, oppure puoi normalmente cercarlo sul motore di ricerca Telegram. Iscriviti, abilita le notifiche, perché ragazzi, tutti i giorni errori di prezzo, super promozioni a quantità limitatissime. Questo, come hai visto, 4,22 euro, quando nel concreto oggi, che è il giorno dopo averlo pubblicato, è arrivato a 35 euro. Sotto in descrizione comunque ti metto i link se vuoi acquistarlo con un ottimo prezzo. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi vi mostro l'ultimo arrivato in laboratorio. Ragazzi, questo è una scheda amplificatore 3 canali 2.1, cioè canale destro, canale sinistro più subwoofer. La scheda è composta così. Come vedi ragazzi, è piccolissima, potenza 50 più 50 più 100 watt per il subwoofer, perché il subwoofer, come sappiamo, per dare il meglio di sé necessita di più potenza. Invece per i medi e per gli alti, anche se c'è meno potenza, non è un problema. Questa è tutta la componentistica, questa è la scheda, che è davvero ragazzi fatta bene. Amplificatore digitale in classe D, sono 3 moduli digitali in classe D, porta USB per la chiavetta, lettore micro SD AUX più i tasti avanti, indietro per cambiare la modalità, play, pausa. Qui alimentazione, funziona in corrente continua, uscita 1, uscita 2, uscita 3. Ragazzi, una chiccheria, ha anche il Bluetooth integrato, cioè il mio progetto è quello di creare un bel 2.1 da utilizzare sul mio computer. Ragazzi, perciò connesso tramite questo connettore all'uscita del computer, però posso anche utilizzarlo per connetterlo con lo smartphone direttamente, cioè io apro YouTube, mi vedi i miei video, tramite Bluetooth comunico con la scheda e avrò la musica in alta qualità. La potenza dice sì, molto alta, qualità anche se posso dirvi una cosa, io preferisco i classe D. Perché? Perché come vedi sono piccoli, compatti, economici al punto giusto. Questo io ragazzi l'ho preso con un'offertissima che non so se si ripeterà a breve, cioè mi è costato meno di 4 euro, meno di 5 euro, sicuri, ora non ricordo preciso il prezzo, però ragazzi pochissimo. Si trova in giro per il web a un 15, 16, 17 euro, perciò come vedi è anche economico. Però ragazzi, per come è fatto bene, per la cura che ci hanno messo nella progettazione, ne vale davvero. I vecchi amplificatori in classe A, in classe B, ovviamente sono molto più grandi, hanno però, devo dire, un qualcosa in più di qualità.
qualità audio sia negli alti che nei medi, anche nei bassi, però comunque queste schede si difendono molto molto bene. Per il progetto finale, ragazzi, io vi rinvierò a un prossimo video, quando andrò a fare tutto il box, quando andrò a fare i satelliti e poi tutta la varia cavetteria, cablaggi, eccetera, eccetera. Ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, like, iscriviti al canale. Sotto in descrizione trovi il link al mio canale Telegram, Fox Tech Bestie Shopping, dove tutti i giorni grosse, grosse, grosse offerte. Ciao ragazzi e al prossimo video.